Sono Brignone Francesco, 1921, nome di battaglia Frera. Nel 1941 sono andato in Africa. Nel 1943 sono rimpatriato. Nel 1943 mi hanno preso i tedeschi. Mi hanno messo nella sua compagnia, dovevamo andare a Cassino. Io un altro di Cairo, da loro, adesso non c'è più, ma loro erano a Cassino. Siamo stati, ci hanno tenuti una settimana a Migliarina, dopo Spezia, per andare a Cassino, in prima linea. Allora lì ho deciso, io da loro, un tedesco inglese e un tedesco francese, dopo una settimana che ci siamo conosciuti, io ho preso un'auto blinda e ora al mattino alle 4 dalla domenica sono partiti, sono andati a Cassino. Noi a Zurich siamo venuti per venire a Saona, perché loro a Saona, quei due lì, sapevano che li portava in Francia. E lì sono scappato. Poi sono stato un po' nascosto. Poi sono uscito, sono andato a aiutare mio padre. Hanno circondato la casa, mi hanno preso e mi hanno messo in galera a Cairo Mozzanotte. Lì abbiamo firmato per non essere fucilati. Allora ci hanno istruiti, ci hanno messo in divisa e ci hanno mandati a comandare la Rocchetta di Cairo, che erano almeno due, erano tutti rossi, tutti antifascisti. E lì abbiamo tenuto finché non siamo stati scoperti, perché poi hanno scoperto il mio comandante, io e il mio cugino, che eravamo i due che abbiamo disarmato Brigate Nere, abbiamo spento gli incendi che avevano già iniziato per bruciare la casa dei partigiani, insomma, non fate di tutta la qualità. Ero vestito da repubblicano, però dentro c'era un antifascista. Lì il comandante mi ha detto: Francesco, sfila, non andare a casa perché ti prendono anche a casa, perché ero a 3 chilometri, sanno tutto. Allora devi, dai retta a me, vai nell'officina dove ti hanno preso la prima volta, che ti cercano per riparare le macchine. E io sono andato là a riparare le macchine là. Anche lì poi sono stato scoperto, allora ho dovuto scappare e mi sono nascosto in una collina fuori, io un altro via di Cairo, però abitavo a Vado. Siamo stati nascosti lì, abbiamo fatto contatto con i partigiani, abbiamo deciso cosa fare. Allora a Cairo, marito e moglie di Rocchetta, e qualcuno che ci ha dato una mano, abbiamo deciso di portare via dei tedeschi che volevano scappare. Si vede che avevano già sentito qualcosa. Per poter rientrare a Cairo, mio padre ha preso la bicicletta e l'ha messa sul carro. Siamo messi d'accordo in un posto, io sono entrato a Cairo con i buoi e l'aratro per andare a rare. Lui mi ha aspettato, io poi ho lasciato i buoi a mio padre, eravamo in 13 a decidere se ammazzare o non ammazzare i due tedeschi e la cassaforte. Allora mi hanno detto c'era 500.000 lire, poi dovevamo dividerle in quanti, andavamo a rischio di far bruciare Cairo mezzanotte, abbiamo portato via tutta quella gente, ci siamo incontrati appena fuori Cairo. E sono andati lì dove dovevamo venire, io dico, in valla, vicino a Corte Emilia. E lì abbiamo fatto conoscenza, tutto, e 2 giorni, 2 notti nascosti, all'indomani c'era qualcosa nell'aria, siamo messi tutti in postazione, via. Per
perché scappare da casa sono scappato io e uno che c'ho la fotografia qua di Rocchetta, che era un ragazzo, lui il 1100 e io una valigia di 3 marce. Abbiamo caricato 11 persone, compreso noi, in prima siamo arrivati a Corte Emilia alle 6 del mattino dopo.